Minori maltrattati all'interno di un istituto religioso a Casamicciola. I carabinieri di Ischia eseguono misure nei confronti di 4 consorelle. Maxi operazione congiunta tra Napoli e provincia, contestati reati di traffico internazionale di droga e riciclaggio. Il sodalizio faceva capo ad un noto narcotrafficante. È nativo di Torre del Greco, il 33enne arrestato dai carabinieri di Giugliano, latitante, dal 2017. Era stato fermato per furto in gioielleria. Partono i lavori a San Gennaro Vesuviano, un intervento di riqualificazione ambientale che consentirà di superare i disagi legati agli allagamenti. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta fino alle 12 di domani. Temporali improvvisi e possibili grandinate. Sarà inaugurata sabato 19 al Circolo Nautico la mostra di pittura del poeta Giovanni Damiano, visitabile fino al prossimo 31 dicembre.